sono, allora, innanzitutto una piccola risposta. Spero, consigliere Butti, che non sia stato il sindaco a dire che siamo all'asilo. Perché solo all'asilo ci si alza e si scappa via dicendo che siamo all'asilo. Mi ricordano quei bambini che dicono: ma il pallone è mio, non gioco più e me ne vado. E spero che fosse un'autocritica che non guasta mai e fa solo che del bene e non sia un'accusa verso le minoranze. Perché di asilo, se volete, ne possiamo parlare. Di cosa fanno i bambini piccoli, dicono cose, non le mantengono. Confondono quelle che sono le relazioni con l'amicizia e ciò che invece deve essere la libertà di ogni soggetto che vuole e meglio desidera, come dice la Costituzione. Comunque, signor Butti, che lei ne dica, io ritengo che lei abbia sentito male, perché il sindaco Mario Lucini mai insulterebbe il consiglio comunale dicendo che sono dei bambini dell'asilo o frasi del genere. Non appartiene allo stile, l'uomo è una persona educata, calma, tranquilla, quindi procediamo contestando ciò che lei dice. Poi se vorrà dircelo che non ha detto che siamo all'asilo, ci farà un favore. Quindi, allora, continuiamo su quello che è il metodo scientifico invece, no? Il modello scientifico, l'approccio ai problemi. Uno studia delle problematiche, si esercita sul campo, poi va a fare il medico e attua quanto ha deciso di, cioè quanto ha imparato, no? Immagino, si studia, teoria, dei casi che si sono ripetuti e che sono affidabili, ci si affida, poi ci sono soggetti che ricorrono allo scienziato per risolvere qualche problema. Il medico fa così, immagino, per intervenire, il geologo non penso che faccia esperimenti sulle frane, non penso che in Valtellina, quando ho dovuto ricostruire, i geologi siano andati in Valtellina e hanno detto facciamo un esperimento di 6 mesi, poi se sta sulla diga bene, se no pazienza, ne facciamo un'altra. No? Questo è il modello scientifico. Il modello scientifico impone, che ne so, per poter cambiare una perizia di variante, magari la terza dopo che due l'hanno già provata, eccetera, eccetera, ci deve essere qualcuno che confuta quanto viene detto con delle analisi scientifiche, in quel caso le università scientifiche diventano importanti. Per modificare la viabilità di una città si va a Capocchiam, per modificare la mobilità di una città si fa un po' a Casaccium, si cerca un modello, si prova per 3 mesi, poi dopo vediamo, le moto le mettiamo qui, no, poi le mettiamo di là, no, ci vanno i taxi, no, ci vanno i pullman, no, ci vanno, poi vediamo, quel che sarà, sarà, e che se ne frega. Quindi questo sul modello scientifico è l'attuazione del perché un piano approvato e verificato anche nelle opportune sedi, perché contrariamente alle cialtronate, agli esperimenti, il piano del traffico e la sosta deve passare anche per le associazioni di categoria che possono certificarne la veridicità da un punto di vista scientifico. Allora, a un certo punto, visto che era il 17 marzo del 2014, avevo fatto una decina di domande al signor sindaco per mezzo del mio blog, se era vero che durante la campagna elettorale del 2012 avesse detto testualmente che il primo atto che occorre fare una volta eletti fosse quello di mettere mano al piano del traffico e della sosta. Se fosse vero che il sindaco avesse detto durante già il suo mandato, il periodo di mandato, che la riqualificazione delle aree annesse a ZTL è per sé un elemento ulteriore ma non necessariamente determinante, e chiedevo se fosse possibile pensare di chiudere una strada senza riqualificarla. Siamo arrivati al 2015 e inizio a capire che effettivamente era vero. Poi, ma ne ha dette di tutti i colori il sindaco su questo tema. Il 15 dicembre dichiarava che con la nuova ZTL l'inquinamento in città sarebbe addirittura diminuito. Ale, ci mancava questa, ho depositato un'interrogazione e il signor sindaco non ha risposto. Ma anche qui, signor Butti, ma non è mica Lucini quello buono, bravo e simpatico, eh? È un altro Lucini che si dimentica di rispondere quando le risposte probabilmente dimostrano che le affermazioni fatte sono delle fandonie da soggetti che realmente pensano che tutto possa andare bene, magari da alcuni giornali che lo riportano, ma non da alcuni consiglieri di opposizione che sono qui a fare le pulci come è chiesto loro di fare. Oltre a questo, quindi abbiamo capito che l'inquinamento sarebbe diminuito, quando sembra invece che si concentri in code nell'anello attorno agli esclusi dal ZTL. Mancano solo 10 secondi, dico che le persone per bene di solito studiano un problema e poi lo risolvono. Qui siamo andati a casaccio, il piano del traffico, il piano urbano del traffico avrebbe dato tutte quelle risposte che sarebbero state utili al poter evitare di improvvisare. Grazie, consigliere.